Ciao, sono la dottoressa Sara Villa e oggi voglio parlarti di macchie della pelle. Infatti, a volte può capitare che anche un'adeguata protezione non vada a proteggere la nostra pelle del tutto dai raggi solari e quindi a questo punto, soprattutto in estate, possono comparire delle macchie. Le macchie difficilmente vanno via da sole e sul viso possono essere molto fastidiose. Inoltre, possono essere causate, oltre che dall'esposizione solare, anche da altri fattori come disfunzioni ormonali, una cattiva alimentazione, diverse patologie o anche dovute all'età. Sicuramente il metodo migliore per curarle è affidarsi ad un trattamento di un dermatologo e la natura può darci dei preziosi alleati per cercare comunque di schiarirle. Il primo rimedio naturale per schiarire le macchie di cui voglio parlarti è proprio il gel puro di aloe vera estratto dalle foglie. Questo è un tocca sana per la pelle, può essere applicato così com'è due volte durante la giornata nelle zone interessate. Come secondo rimedio c'è il succo di limone appena spremuto, infatti ti basteranno poche gocce da applicare sulle zone interessate la sera prima di coricarti. Oppure puoi diluire le gocce di limone in acqua distillata e applicare degli impacchi. Il limone è un forte depurativo ricco di vitamina C e di antiossidanti, una fonte preziosa per il collagene della nostra pelle. Come terzo rimedio voglio parlarti del bicarbonato, che viene utilizzato proprio per il suo potere esfoliante. Ti basterà diluirlo in acqua tiepida e applicarlo 15 minuti sulle zone in cui hai queste macchie e poi vai a risciacquare. L'aceto di mele, oltre a schiarire le macchie, va a dare una tonalità più liscia e più uniforme. Infatti anche questo puoi lasciarlo agire una ventina di minuti sulle zone interessate e poi vai a risciacquare e ad asciugare con un asciugamano, tamponando. Infine, per te che hai la pelle secca o particolarmente sensibile, puoi fare una maschera a base di miele. Ti basteranno 4 cucchiai di miele più 2 cucchiai di yogurt bianco e 2 di succo di limone. Andare a mescolare il tutto ad applicarlo. Lasciarlo agire per 15 minuti e poi risciacquare con acqua tiepida e asciugare il viso. Spero che questi consigli possano essere per te utili e se hai qualsiasi dubbio scrivimi pure, sarò lieta di risponderti. Ciao e a presto!